la presentazione della comunità, ci sarà un video per narrare con foto e immagini questi ultimi tempi in Brasile, a cui seguiranno approfondimenti a più voci. Seguiranno alcuni interventi di Don Pietro Adani del Centro Missionario, di Suor Katia, Don Riccardo e di Marinella. E per concludere la serata ci sarà un po' di spazio anche alle domande che comunque potete anche scrivere sulla chat. Quindi presentiamo il primo video. Sono Marinella, arrivata qua nel mese di maggio dello scorso anno e sono in pensione. Ho deciso di venire a fare una vacanza premio qui in Bahia. Ciao, mi chiamo Isabella, sono probanda. Olá, sou Annalise, estou fazendo a leva. Ciao, mi chiamo Cristina, vivo qua na CDC de Brasil, Rui Barbosa. Boa tarde, meu nome é Daísis, sou técnica de enfermagem e eu venho na Casa da Caridade separar as medicações, pelo menos uma vez na semana. Boa tarde, eu sou a Luciene, né, trabalho na área em gerais, aqui na Casa da Caridade, né, convivo aqui há 2 anos, né? E sou muito feliz aqui do lado deles, né? Das crianças, das irmãs. E aqui eu me sinto em paz, feliz, né? Muito amor para dar a eles, como eles dão para mim, passo para mim também. Prazer, sou novo cozinheiro aqui da Casa da Caridade. E como sempre tô por aqui ajudando aqui. Eu sou do projeto Arco-Íris e ajudo na parte da faxina. Trabalho aqui na caridade voluntária, ajudo em qualquer coisa que puder, que precisar também. Colaboradora da casa, estou aqui há 5 meses, cuido da lavanderia, sou responsável por lavar roupa de todos da casa e é isso aí. Tchau, tchau. Olá, povo de Deus. Eu quero externalizar um grande sentimento de alegria por estar vivendo próximo a esta Casa da Caridade, presente na Diocese de Rui Barbosa, aquela proximidade que era espiritual, agora ela se torna também uma proximidade física, já que sou o vizinho da Casa da Caridade. Dizer a todos que a Casa da Caridade, ela me marcou profundamente quando por volta do ano 2004, 2003, eu a visitei pela primeira vez. Ali eu estava como vocacionado e fui impactado pelo testemunho, pelo cuidado, pela espiritualidade da casa. E continuo encantado até hoje com este lugar que é tão especial em nossa diocese. Comunque, oltre a Marinella, che è di Villa Minozzo, volontaria italiana, avete visto le due probande,
la Leva, che sono in casa stabili insieme a due suore, suora Alessandra e anche con me, suor Manuela, e insieme a Don Luigi, fratello della Carità. Poi Ariani, Cristina e Tiago, che sono stati assunti dalla diocesi, Marinedi, Lucieni e Anna Lucia, in rappresentanza delle donne che aiutano nella pulizia interna ed esterna, sia della casa che del giardino, e da Isi, una volontaria che viene una volta alla settimana, ha detto. Adesso un altro video, con un altro video vi mostriamo cosa è successo in questi ultimi tempi. A partire dal luglio scorso, che è stato il mese dei capitoli, e quali sono stati i passaggi più significativi. Il video si conclude con alcune parole di Padre Rivaldo, che è il nuovo parroco di Ruy Barbosa, che è arrivato a febbraio. Negli ultimi mesi il volto della Casa della Carità di Ruy Barbosa è cambiato. Vi raccontiamo a partire da luglio 2021, mese di celebrazione dei capitoli della Congregazione Mariana delle Case della Carità. Il 2 luglio sono partiti Don Luigi, Suor Maddalena, Suor Josiane, Suor Manuela per celebrare i capitoli a Salvador. Dall'Italia in maggio erano arrivate Marinella per restare almeno un anno e Suor Alice per il tempo del capitolo. In casa c'erano Suor Alice, Marinella, Suor Alessandra, Lady Anne e Annalisi. Abbiamo fatto nei mesi precedenti un appello alla diocesi e ai volontari e varie persone si sono rese disponibili. Cristina, Gianni, Isabella, Gleid, Irma André, Irma Policarpo, monaci cistercensi del vicino monastero di Jequetibá, Padre André. Durante il capitolo, i volontari che erano in casa hanno scritto una lettera sulla loro disponibilità ad assumere più responsabilità in casa, per rendere possibile anche il sogno dell'apertura di una seconda casa della carità in terra brasiliana. Dopo il capitolo, Suor Manuela e Suor Alice il 13 agosto sono partite per l'Italia. A metà settembre sono arrivati tre novizi dei Gesuiti per il loro esperimento. Nel frattempo si è improvvisamente aperta la possibilità per Suor Maddalena e Suor Josiane di tornare in Madagascar. Le abbiamo salutate e sono partite il 17 settembre. Con un veloce e accorato appello, alcuni amici consacrati si sono resi disponibili a venire in casa per 2 settimane, così come sono arrivati alcuni giovani. Il 15 ottobre eravamo in tanti e abbiamo fatto festa. Novembre, Suor Manuela è tornata, accompagnata da Don Pietro e Roberto del Centro Missionario Diocesano di Reggio Emilia, in visita alla missione brasiliana. A dicembre abbiamo iniziato gli incontri del CIMO, presenziali e online, per permettere anche agli amici che abitano lontano in altre città di partecipare. Da ottobre, su richiesta del Vescovo che sta accompagnando il cammino della casa, abbiamo iniziato ad assumere alcuni stipendiati che aiutano e hanno responsabilità in diversi ambiti. Cristina si prende cura degli ospiti e di altre cose, Ariani della lavanderia, Tiago della cucina. In casa adesso ci sono 3 ragazze, Lady Anne, che l'anno scorso ha iniziato il probandato, Annalisi, che il giorno di Natale ha iniziato la leva, e Isabella, che è arrivata l'11 gennaio per iniziare un cammino di discernimento per la vita consacrata e il 3 febbraio è entrata in probandato. In febbraio abbiamo salutato Padre Antonio, che è stato parroco qui per 6 anni, e accolto Padre Rivaldo, il nuovo parroco.
Quem sabe nesta linha da experimentação, a Casa da Caridade, né, aqui de Rui Barbosa, começar com a proposta de cuidar da espiritualidade dos nossos animadores de comunidades, né, com alguns retiros esporádicos, fazendo com que as pessoas bebam desta fonte que é tão preciosa, sabe? Então a paróquia recebe este dom e também se compromete a abraçar a Casa da Caridade. Acreditamos que haverá sim uma verdadeira troca de dons, né, que já existe, mas que pode ser de fato ampliada. E aí, diante disto, acredito que mais vocações, inclusive, vão surgir, porque a forma, a vida, a espiritualidade, o testemunho da Casa da Caridade encanta, atrai, desperta curiosidade, porque é algo concreto. Ótimo, muito bem, né? Quindi possiamo andare avanti. Sto riguardando. Lo volete riguardare? No. No. No, adesso ne parliamo insieme anche alla suora Alessandra, a Marinella. Riprendiamo alcuni passaggi che ci sembrano significativi e anche i sogni e desideri che ci stanno animando. Perché, come avrete notato, la provvidenza ci ha messo in cammino verso quelle sperimentazioni di cui si è parlato al capitolo generale. Cito dal documento del capitolo, per ripensarci come atto di fedeltà alla missione che ci è propria, frutto dell'incontro del carisma con la storia. Quindi siamo in un cambiamento d'epoca e questo ci porta a ripensarci, per rimanere fedeli, per custodire ciò che è essenziale della nostra spiritualità e per custodire le persone. Quindi, dopo gli stimoli che abbiamo ricevuto dalla lettera dei volontari, e di cui si parlava anche nel video, dall'interesse e la preoccupazione del vescovo Don Esteva, che poi ha scritto una lettera ai nostri responsabili all'inizio di quest'anno, ma anche dagli eventi come la partenza delle due sorelle malgasce e la decisione del Madagascar di non mandare più nessuno per il momento. Ci siamo incamminati con l'obiettivo di sperimentare una forma di gestione della casa della carità più condivisa. Questo richiede un cambiamento di mentalità da parte di tutti, quindi piccoli passi che ci aiutino ad assumere ognuno un pezzetto di responsabilità. Ci siamo incontrati online alcune volte con i nostri responsabili qui in Italia e anche con Fabrizio di Missione Emmaus e Maurizio, che fa parte dell'equipe delle sperimentazioni, per approfondire e cercare di capire insieme quali passi fare. Adesso vi leggerei alcuni punti della lettera del Vescovo, a cui si aggiungono poi le proposte del nuovo parroco, Padre Rivaldo, che avete appena ascoltato e che poi riprendiamo. E questo anche perché uno dei sapori nuovi che, a mio parere, ci sta offrendo questo cammino è proprio la bellezza del camminare in maniera più stretta con la Chiesa locale, con la diocesi di Rui Barbosa, e vedere la casa diventare piano piano sempre più espressione di questa Chiesa. Quindi il Vescovo ci ha chiesto di preparare un opuscolo per il volontario, che è già pronto, è stato preparato in questi giorni, che contiene informazioni su come essere volontario della Casa della Carità e sulla spiritualità del volontario. Poi ha l'idea di preparare un calendario di interazione con le parrocchie, organizzare un'agenda perché ogni parrocchia si assuma la responsabilità di mandare alcuni volontari durante tutto l'anno.
Poi aveva suggerito di assumere alcuni dipendenti, alcuni funzionari che, come avete visto, già sono presenti in casa. E un'altra proposta importante, a nostro parere, è l'animazione vocazionale in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per le Vocazioni, che curerà la diffusione del carisma per i laici e per i giovani. E la sua preoccupazione poi ha manifestato per la sua attenzione per le sorelle, per le aspiranti, per le persone in cammino, in discernimento vocazionale, per avere spazio e tempo per la formazione, per il riposo, per lo scambio e la cura della spiritualità. E adesso Suor Alessandra e Marinella vogliono aggiungere. Aprendo il microfono. C'è per esempio la proposta di Padre Carlos di fare una formazione in collaborazione con anche il centro Levantati Anda, Rialzati, un centro che abbiamo qui a Ruy Barbosa per persone con dipendenza da alcol e da droga. E quindi tutti gli operatori, proprio per la cura, il rispetto, l'accoglienza, il sostegno alle persone che hanno bisogno. E anche questo è un legame sempre più stretto e sempre più fruttuoso con le cose, cioè con le altre istituzioni che sono qui. Il lavorare insieme, il condividere, il crescere, l'apprendere, credo che aiuterà molto. Padre Carlos è il rettore attuale del seminario diocesano. Un poco la cosa in cui siamo, cioè di fatto non abbiamo iniziato ufficialmente una sperimentazione, però insomma, di fatto stiamo camminando, ecco, con un desiderio di una corresponsabilità nella gestione della casa, che di fatto sta già avvenendo, perché se fino a un po' di mesi fa eravamo in 6 sorelle in casa che praticamente gestivano meno tutto, adesso chiaramente la cosa è cambiata e già, forse già a cominciare dal tempo del capitolo, un po' abbiamo iniziato a dividerci le cose e adesso ancora di più. Quindi abbiamo ancora da camminare, ecco, in questo, però di fatto, a parte sì, avere qualcuno di stipendiato e che si prende cura, come era un po' la proposta, il desiderio, la richiesta del vescovo, di avere qualcuno che si prendesse cura delle cose, cucina e lavanderia, che comunque prendono tanto tempo, e per essere più liberi nella cura degli ospiti. Ecco, di fatto tutto questo, comunque, mi sembra che tutte le persone che vengano, cioè sia chi, avete visto, la comunità stabile di casa, ma anche chi è stipendiato, anche chi è volontario, mi sembra che proprio tutto sia in un bello stile di famiglia, ecco. Assolutamente sì. E anche da parte dei volontari, avete visto dal video molti giovani che hanno partecipato, soprattutto nei tempi in cui c'era realmente bisogno di tante presenze, c'è il grande sogno di un altro segno, un'altra casa della carità in diocesi o anche in un'altra diocesi. Il Brasile è grande, dicono, e c'è bisogno dappertutto. Questo è davvero un sogno grande e per questo chiedono ancora l'aiuto alla diocesi di Reggio, ovviamente, e alla casa alla congregazione. Poi un po' avendo queste ragazze in cammino, in formazione, un po' il desiderio, il sogno è quello di avere un po' più di spazi e di tempi da dedicare alla formazione, sia spazi fisici per
uscire un attimo di casa, ma tempi anche proprio da dedicare alla formazione. Già questo c'è molto più di mesi fa, date questi cambiamenti, ecco, in questi mesi di vita di casa. Ma il desiderio è che questo possa esserci sempre più. Beh, la cosa poi che diceva anche Sormano, questo maggiore legame con la comunità, con la parrocchia, con le comunità che sono qui, anche quelle della campagna, che per noi sono un po' più difficili da raggiungere, ma che davvero possano godere anche loro del dono, come diceva Padre Rivaldo, del dono che la spiritualità della Casa della Carità può dare. Allora, in questo la richiesta che ci fa Padre Rivaldo proprio di andare, di prepararci e offrire momenti di spiritualità, piccoli ritiri. Nelle varie comunità. Qualche volta, così andare nelle comunità, in particolare quelle appunto in campagna, sono quelle che dicono ne hanno più bisogno, anche per rivitalizzare un po' dopo la pandemia, si sente molto questo bisogno di rivitalizzare soprattutto chi un po' tira le comunità, quei laici che hanno un po' la responsabilità. E allora lui vede nella casa questa possibilità, ecco, di una spiritualità che si può regalare, cioè diffondere. Questi sono un po' i sogni, i desideri di questo tempo. Bene, adesso se non è troppo difficile avremo un video spot e poi invitiamo Don Pietro, Suor Katia, Don Riccardo per i loro interventi e la Mariella. Proviamo, se stavolta va bene. È ora di trasformare o che non dà mai. Sozinho, isolado, ninguém è capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você è molto importante, por isso vem. Come? Don Pietro? C'è. Ci sono. Vado io? Sì. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Anche buon pomeriggio, immagino, per qualcuno. Bene, quello che mi è stato chiesto è di raccontare che cosa ho visto in sintesi e poi di fare un piccolo invito che faccio assolutamente volentieri. Vorrei iniziare citando un passaggio del documento del Vademecum per il Sinodo, visto che alcune parole anche dagli interventi che mi hanno preceduto sono risuonate. Sinodo intende ispirare le persone a sognare la Chiesa, che siamo chiamati a essere, a far fiorire le speranze, a stimolare la fiducia, a fasciare le ferite, a tessere relazioni nuove e più profonde, a imparare gli uni dagli altri, a costruire ponti, a illuminare le menti, a riscaldare i cuori, a rinvigorire le nostre mani per la nostra missione comune, che è preso qui come citazione anche dal documento preparatorio di questo affascinante cammino che stiamo facendo e in cui voi vi siete, ci siamo messi insieme e ha allargato anche i confini. È una trasgressione sana quella che stiamo facendo
e forse risponde già a questo cammino a una delle domande, penso, più urgenti, quindi prendo un attimo di tempo, spero non troppo, ma mi preme. Una delle domande più urgenti che ci sta a cuore, che mi sta a cuore come Chiesa, cioè quella di riflettere sul significato della missione. Dentro questo significato della missione, che è una domanda che non vuole essere una nostalgia del passato, ma che ha bisogno di rivestirsi di luce, di riabitare l'essenzialità che è stata fatta. Perché abitare la missione? E abitare la missione Fidei Donum è essenziale? Credo che dentro questa domanda ci possa essere anche la capacità di leggere una nuova comprensione, anche per capire il senso del cammino che stiamo facendo insieme a Rui Barbosa. E penso che la domanda, riporsi la domanda, sia già il principio di un cammino, sia già un coraggio di non avere paura, di non mettere, non è una domanda retorica, è una domanda che dentro, come ricordava anche Suor Manuela, dentro un cambiamento d'epoca, è una domanda essenziale, viva e vitale. Vitale perché mi sembra di vedere che in tutte le realtà, anche dentro la diocesi, che hanno mosso i primi passi nel cammino sinodale senza la pretesa di avere già una risposta in tasca, hanno sperimentato, penso, la cosa più bella, almeno anche nel cammino della casa di curia. Non abbiamo trovato ricette, risoluzioni o soluzioni, forse abbiamo incasinato un po' anche la vita gli uni degli altri, ma abbiamo risentito il sapore della Chiesa, il sapore della comunità, che forse era un po' schiacciato dall'organizzazione, dal fare bene, che non è sbagliato fare bene, ma se perdiamo di vista il perché, il per chi agiamo, il con chi agiamo, credo che perdiamo l'aspetto più bello della missione, l'aspetto più bello dell'essere Chiesa. E questo profumo nuovo che è ritornato un po' tra di noi, senza nascondere anche delle piccole o grandi tensioni che ci sono sempre state nella Chiesa e ci saranno sempre finché la Chiesa è viva, oppure quando la Chiesa è morta non ci saranno più, o quando è pienamente redenta. Ecco, quindi siamo nel cammino normale di una persona e di un popolo che è vivo. E questo penso sia il primo e principale frutto dell'essere Chiesa, risentirsi vivi non per convincere qualcuno, risentirsi vivi per lasciarsi convertire da questa vita, che è la vita che incontriamo anche nelle situazioni più delicate. Se cose ho visto in questi viaggi, sono stati vari viaggi di cui devo ringraziare, non avrei mai fatto questi viaggi. Non avrei mai aperto il mio tempo, anche quando ero parroco, a andare via un mese dalla parrocchia, forse per presunzione di pensare di essere così importante. E questo è stato un punto di conversione. È stato un punto di conversione lo sguardo nuovo, uno sguardo altro, non più giusto, non più completo. Più completo per me se ho imparato a guardare la vita attraverso un altro punto di vista. E questo credo che il mondo missionario in tutti i suoi aspetti lo offra. E quindi qua già anticipo uno degli inviti che dovevo fare. Se uno non ha tempo, si dia il tempo per visitare le missioni. L'ascolto nasce prima di tutto dall'incontro. E se io non sento i profumi, non vivo la presenza, è difficile poter dire qualcosa della missione, ma è difficile dire qualcosa di qualcuno. E se non ho un tempo che si perde, si disperde e che tende anche, secondo quello che abbiamo ascoltato oggi nel movimento che ci interessa di più, che è questo padre che sa uscire e esce continuamente, quindi disperde tempo, energie, soldi, ma chi ama ha questo tempo, si dà questo tempo, non per il risultato che accadrà, perché nel Vangelo di oggi non c'è scritto un risultato, c'è scritto un movimento d'amore che noi possiamo cogliere e seguire. Se devo dire che le prime visite che ho fatto alla casa di Rui Barbosa non sono per me state molto affascinanti, ma nel senso, una bella casa, molto lavoro, tanta fatica e un po' di distanza dalla realtà, è una impermeabilità quasi dalla realtà, non legata allo stile diverso, anzi mi colpisce molto e mi ha fatto riflettere una
suora che quando gli ho detto è sempre bello girare le missioni, perché quando giri le missioni e visiti le case ti accorgi che sei sempre a casa, e mi ha dato una rilettura diversa, forse se sei sempre a casa forse c'è qualcosa da rivedere nelle case, cioè mi ha dato una lettura più completa anche di riflessione. Cioè, se non sappiamo avere il sapore della terra in cui siamo, se non ci lasciamo portare dentro la realtà in cui siamo, forse c'è qualcosa su cui riflettere. E mi ha aperto un po' la riflessione questa domanda. Mi ha fatto piacere la libertà di questa domanda, che pian piano ho riconosciuto interessante. Ribadisco che è bello, quando giri l'emissione, sentire un'affinità, sentire una continuità, sentire che l'originalità dell'intuizione, del dono che avete rimane fedele. Nello stesso tempo credo anche che sia bello che impari lingue nuove, impari un linguaggio nuovo. Però in questo periodo vedevo un po' questa fatica. Ecco, se devo dire, l'ultimo viaggio che ho fatto, che è abbastanza recente, come avete visto, e mi ha colpito nella debolezza dell'assenza di risorse, diciamo così, consacrate, il fiorire molto fresco, giovane, forse esuberante, forse non ancora con tutta la maturità che si vorrebbe avere, ma sicuramente un germoglio che fuori dai nostri tempi, sicuramente fuori anche dai miei tempi. Dicevo, ma insomma, ormai è da consegnare, da lasciare, c'è anche questa fase nella missione, vedo che è una delle fatiche più grosse, di lasciare, di perdere un po' il controllo, di consegnare, tutti ce lo diciamo, ma poi quando si tratta di viverlo, insomma, è difficile in Italia, è difficile per un parroco, è difficile per un papà, è difficile questa parte, ecco. E credo che invece quei germogli vadano proprio accolti, ascoltati prima di tutto. Prima di tutto vadano ascoltati. C'è una voce sana. Io ho ascoltato con piacere delle ragazze che hanno per me qualcosa che merita il nostro tempo, che merita di fermarci, che merita di non affrettare delle decisioni. E il sinodo che si apre, che ci invita al discernimento, forse è proprio provvidenziale in questo. È una voce altra, giovane, diciamo sempre di ascoltare i giovani, ma poi alla fine spesse volte abbiamo già in testa noi quello che devono fare i giovani. Forse in questo caso è bello, è una sana imprudenza, sana, ma anche Benedetto Monaco invitava ad ascoltare il più giovane in certi momenti nelle riunioni. È un momento sano, ecco, questo ascolto. È un momento che provoca profondamente dentro e credo che sia da coltivare, nello stesso tempo, proprio perché è giovane, da custodire e da accompagnare. Come farlo? Non lo so, sono disponibile, perché le cose che nascono sono sempre affascinanti. E ho notato e ho sentito una freschezza che, devo dire, mi ha toccato, che mi porto dentro, che ho risentito anche in questi brevi video che avete ben organizzato, che guarderemo anche magari con una connessione più stabile, però si sente che c'è vita, al di là della tecnica. Mi fa paura la Chiesa anche quando con la tecnologia cerca la perfezione. Preferisco quando passa più il cuore, passa più lo spirito, non per giustificare che io non sono un sistematico e quindi tiro acqua al mio mulino. No, però quando si sente il cuore, quando si sente quello della perfezione estetica, ne abbiamo forse fin piene troppe le tasche, invece dell'irruenza nuova, fresca, forte dello spirito, ne abbiamo assolutamente sete, almeno ne ho assolutamente sete. E quindi se il Sinodo ci invita a fare comunione, a vivere una partecipazione estesa e ad aprirci alla missione, torno all'inizio e dico: abbiamo la necessità proprio di ascoltare il soffio dello spirito. E credo che questo ci chieda perlomeno questo tempo d'ascolto aperto, condiviso. Io ho visto qualcosa di buono. Nello stesso tempo sono contento che il Vescovo, Don Esteban, abbia, partendo apparentemente da lontano, abbia avuto uno sguardo anche lui molto concreto,
che ha sfidato forse alcuni meccanismi, alcune situazioni che ha sollevato, ma che ha permesso di darsi il tempo anche di riflettere. E sarà importante anche quindi quando l'11, il 12, 13 maggio visiterà la nostra chiesa, condividere e pensare insieme come aiutarlo a leggere soprattutto la nostra missione, ma anche con lui aiutarci a richiedere il senso della nostra missione, aiutarcelo a rinnovare nel cuore della Chiesa, ecco, in una scelta che non ha certo una storia, che ha una storia bella, ma nello stesso tempo che vivere di storia, vivere di passato, non è quello che ci chiede lo Spirito. Lo Spirito ci chiede il nuovo coraggio di una scelta che ha una prospettiva. E per questo credo che sia importante, l'ho già detto, adesso concludo perché sono logorroico, e concludo dicendo che secondo me, tra chi ascolta e chi non ascolta, fatevi portatori. Guardate la Marinella, adesso anche con i capelli corti ringiovanisce, ma è uno spettacolo di imprudenza, cioè la giovinezza non appartiene all'età, e forse anche questo segno, nel segno delle ragazze più giovani, è un segno che ci deve toccare, c'è una possibilità di nuova vita. Del resto Mosè ha una vocazione ogni 40 anni, ecco, quindi non so a che punto sei arrivato Marinella, ma sicuramente è un segno che non era partito per arrivare lì, eppure lì ha germogliato in una docilità. Io davvero sono grato di questo incontro con lei. Adesso non voglio canonizzarla perché voglio che rimanga ancora tra noi. Però credo che sia davvero lei, penso, lo spot più bello per dire a qualcuno c'è qualcosa di bello che nella missione trasmette vite, quindi non abbiate timore a nessuna età a non fare conto, a non fare calcoli. Finora anche tutti i giovani che sono partiti per la missione col problema del lavoro, perché è sempre il problema più grosso della vita, quando sono rientrati nella provvidenza, tutti hanno trovato in poco tempo posto, lavoro, affetti. Cioè il Signore, se gli lasciamo un po' di spazio, lui moltiplica. E credo che questo lo dico anche per me. Non ho perso nulla in questi anni, anche se mi è dispiaciuto lasciare un po' la parrocchia, ma sicuramente mi ha colmato di tanto bene nel viaggiare, nell'incontrare, nell'ascoltare e nell'incontrare. Poi io sono un turista della missione, non posso parlare di essere uno che va in missione, io sono un turista della missione, ho il privilegio di doverlo fare per obbedienza ed è un bel privilegio, ecco. Grazie. Grazie a te, Don Pietro. Passiamo la parola a Suor Katia. Sì, ciao. Ecco, prima di tutto, per chi non mi conosce, dico che dopo il capitolo mi è stato affidato il ruolo di essere delegata della sorella maggiore, cioè di Suor Marianna. Posso continuare? Sì, sì. Ok, scusate. Delegata, dicevo, della sorella maggiore, cioè di Suor Marianna, per la realtà locale Italia, in particolare per le comunità delle sorelle che sono in Italia, e anche il Brasile per una suddivisione, insomma, un po' interna, ecco, che ci siamo dati, che non sto a spiegarvi, non è importante, ma anche il Brasile fa parte della realtà locale Italia. Ecco, io ringrazio anch'io Don Pietro perché è stato, con le sue parole, molto rimotivante per la missione, rimotivante alla missione, direi, ecco. E io vorrei essere, cioè sarò molto concreta e molto diretta, e semplicemente ascoltando tutte le cose belle, ecco, che ci avete espresso per il presente, per il futuro, e aggiungo anche un elemento concreto, che è il fatto che Suor Manuela, che in questi anni è stata parte della comunità di Ruy Barbosa, termina il suo mandato e dovrà rientrare definitivamente in Italia, quindi sarà importante sostituirla con un'altra sorella. Per cui, ecco, il senso, ecco, di questo momento mio è anche proprio di rivolgermi
a tutte le sorelle italiane per invitarle esplicitamente a chiedersi se nel loro cammino di donazione può esserci in questo momento anche la vocazione a un tempo, diciamo, più esplicitamente missionario, un po' come appunto diceva Don Pietro, alla Casa della Carità di Ruy Barbosa, ecco. Un tempo quindi di testimonianza, ma anche di scambio e di dialogo con un popolo, con una chiesa diversa da quella a cui apparteniamo, perché da questo incontro si illuminino quelle parti buie nostre e anche di chi vive intorno a noi, con noi, eccetera. Ecco, come diceva anche il canto iniziale, la preghiera che abbiamo usato. E insieme così a chiedere alle sorelle di interrogarsi veramente sulla propria disponibilità alla missione, mi rivolgo anche ai rami laici della nostra famiglia. Già tu, Don Pietro, lo hai fatto, ecco, con un invito molto chiaro, molto esplicito, a donare il proprio tempo e a farlo, diciamo, in perdita, ma una perdita che nella fede sappiamo sarà ricambiata ampiamente. E quindi così anch'io mi associo ad invitare i rami laici, ovvero quindi gli ausiliari, i secolari, anche le famiglie, perché no, a pensare se non ci può essere un tempo di disponibilità. È vero che possono nascere tanti problemi, anche concreti, è vero anche che nella fantasia dello spirito tante cose possono trovare una soluzione, una realizzazione e anche dare proprio delle prospettive nuove, come abbiamo visto, intuito dalla vostra testimonianza dei video, ma non solo, appunto, delle vostre parole e della vostra vita che conosciamo. Ecco, io ho proprio finito, quindi vi passo la parola. Grazie, Suor Katia. E facevo una precisazione che il Madagascar ha scelto di incentivare la sua presenza in Italia proprio per dare la possibilità all'Italia, come sorelle, di partecipare in prima persona alla missione in Brasile. E adesso passo la parola a Don Riccardo. Eccoci bene. Molto bene, allora, grazie mille. Solo due cose. Una prima cosa, abbiamo visto Don Luigi nel video, però purtroppo non può essere presente. Allora, se permettete, vi riporto un pochettino quello che è la presenza di Don Luigi attualmente a Ruy Barbosa. Lui adesso è in Italia, dire la verità, però dovrebbe ripartire fra qualche giorno. Allora, Don Luigi è già 5 anni che è in Brasile e con l'impegno che il Vescovo gli aveva chiesto era di fermarsi appunto 5 anni, che era fino al 31 di dicembre del passato. Però l'impegno non era così tassativo, era una proposta, un desiderio che forse il Vescovo aveva anche nella prospettiva di sapere poi come si sarebbe poi sviluppato e quali sarebbero state la futura realtà della casa in Ruy Barbosa. Don Luigi in questo periodo era presente alla casa come aiuto, come presenza spirituale, come sostegno anche, come una presenza di fratello, con anche l'impegno pastorale che lo prendeva in prima persona con l'aiuto che faceva nella parrocchia della città e alcune parrocchie poi fuori e nella periferia. E poi ultimamente il Vescovo ha chiesto a lui di assumere in prima persona, essere parroco, insomma, di una parrocchia che sta partendo, la città è suddivisa in varie comunità. Il Vescovo ha chiesto di suddividere
la parrocchia della cattedrale, smembrare alcune comunità per formare una nuova parrocchia. E lui gli è stato chiesto questo, ha iniziato questa attività qua nei mesi scorsi. E contemporaneamente Don Luigi si è impegnato e ha dato la disponibilità a accompagnare spiritualmente questo progetto che è stato già citato, Elevantati, che è appunto una casa dove vengono accolti una decina più o meno, qualcuno di più anche qualche volta, di ragazzi, giovani comunque, ragazzi e ragazze giovani che vogliono uscire dalla droga o dall'alcolismo o da alcune dipendenze. Vengono accompagnati per 6 mesi e poi dopo vanno a casa e poi pochettino Don Luigi si ferma a un giorno, 2 giorni, dipende, durante la settimana in questo centro per accompagnare spiritualmente proprio queste persone qua. E contemporaneamente poi dopo fa anche le attività della parrocchia e anche una piccola presenza nella Casa della Carità. Durante il lockdown è rimasto chiuso anche lui in casa e quindi se lo sono goduti per parecchi mesi e quindi è rimasto lì in casa e anche lui e con Rui Barbosa che... Anche a Rui Barbosa, come noi in Italia, le chiese erano tutte chiuse, nessuno aveva la messa. Gli unici che avevano la messa tutti i giorni era la Casa della Carità, perché lui era chiuso dentro in casa, non poteva andare da nessuna parte, quindi faceva la messa. Va bene, allora questa un po' è la sua realtà adesso. La prospettiva che noi abbiamo come fratelli è quella che intanto lui ripartirà, riparte per un periodo, probabilmente non per tantissimi anni, però per qualche anno senz'altro ancora lui è disponibile a restare in Rui Barbosa anche per accompagnare queste nuove attività che gli sono state chieste e anche poi per accompagnare il cammino della casa in questa appunto sperimentazione, in queste piccole trasformazioni che a volte sono anche un pochino grandi, quindi c'è bisogno di più aiuto possibile. E quindi lui dovrebbe fare questo. Poi nel futuro è chiaro che noi come fratelli partecipiamo del cammino della congregazione e della diocesi anche, quindi sarà tutto da ridefinire, da capire, da comprendere come sarà poi il futuro. Quindi questa è la realtà di noi fratelli a Rui Barbosa. Grazie. Grazie Don Riccardo. E adesso Marinella, in qualità di volontaria, conclude questi inviti. Come avevo detto nel video, sono venuta qua per un viaggio premio e sono stata ripagata e sono ripagata ogni giorno. Dopo una vita da insegnante, tutti i giorni imparo, è una meraviglia. La condivisione, oltre che con gli ospiti della casa, come può essere, con un'altra cultura, con un'altra chiesa, con un diverso modo di... E allora che dire? Chiedo a tutti voi di partecipare, di poter approfittare, sperimentare di questa gioia di ogni giorno. Il bisogno, insomma, è un dono grande per tutti voi, potrebbe essere quello di partecipare, è un grande dono per la casa. Per esempio, a settembre suora Alessandra e le due probande dovrebbero fare un corso di formazione in Belo Horizonte, bisognerebbe che 2 o 3 venissero qui, vi aspettiamo. Chi è che ha alzato la mano? Non vedo nessuno, la maestra che è in me naturalmente salta fuori. Sara! No, veramente è una. Mi sono messa anche a fare l'orto, ma qui si coltiva il cuore. Vi aspettiamo davvero. Grazie, grazie. Grazie mille, Marinella. E adesso
possiamo lasciare un po' di spazio se ci sono domande o curiosità o alcune cose non capite bene. E se volete possiamo approfittarne. Nella chat non vedo cose particolari. Una domanda la farei io, se è possibile. La farei a Marinella e, o anche alle suore, anche voi suorelle che siete qui giù di Barbosa. E, io credo che ci siano molti giovani soprattutto che abbiano il desiderio di fare un viaggio e una visita e nelle missioni, così come Don Pietro ha insistito, anche voi avete detto che è importante. E, però molti non hanno il tempo, cioè hanno il tempo contato, stretto, e allora questo è un problema grosso. Allora io volevo chiedere a voi, per che si possa anche chiarire alle scelte che si vengono fatte, e che differenza trovate tra un impegno, servizio di volontariato, di visita breve, e la differenza con una visita un po' più estesa, per dire una visita di 20 giorni, un mese, una visita di 3 mesi, 6 mesi, 5 mesi, un anno, così. Qual è la differenza? Beh, la mia visita, che dura da 10 mesi, e spero sia del Schiser continuare, è senz'altro molto grande e molto arricchente, però io ho visto anche chi o nel tempo del capitolo o in altri momenti, per quello che riguarda i novizi gesuiti, eccetera, che 15 giorni, 3 settimane, un mese, è stato davvero molto arricchente ed è stato molto facile integrarsi, essere veramente attivi, cioè nel senso di vivere pienamente la loro presenza qui. Io non escluderei anche una visita breve, cioè 20 giorni, un mese, secondo me è una grande, bellissima esperienza che si può fare. Dato che si parla col sinodo di sapori, ecco, anche con la sperimentazione di gustare, no? Il sapore, ecco, forse potremmo dire che una visita breve potrebbe essere un antipasto. Dopo magari torni a casa e ti resta la voglia poi di tornare a mangiare quello che c'è dopo. Quando avrai un po' più tempo, sì. Potrebbe essere. Non c'è da avere paura degli antipasti, ecco. O aperitivi. Se qualcuno ha altre domande o impressioni o qualcosa che l'ha colpito. Se non si sente di parlare, può scriverlo nella chat. Ciao, sono Rossella. Ciao, Rossella. Una domanda per voi sorelle, come queste novità, a parte, che novità hanno prodotto proprio anche alla vostra vita come consacrate? Rossi, scusa, non sentiamo bene. Allora, adesso senti? Adesso va meglio, sì. Allora, la domanda è un po' come queste novità che ci avete raccontato,
No, non si sente, beh. La scrivo in chat. Questo è un altro. Forse è meglio. Come queste novità hanno inciso sul vostro essere consacrate? Oh, una domandona, Grazie, Ros, due domandone. Beh, insomma, una cosa che, non so, per me, ecco, in questi mesi che, diciamo, che ho vissuto sia, cioè, stando qui sia durante il capitolo, sia, insomma, li ho vissuti tutti qua, ecco, questi mesi. E per me, ecco, c'è il sapore di un qualcosa di molto bello, ecco, di molto buono, che poi sempre ci siamo dette, che poi sempre c'è questa condivisione della vita della casa, questo essere insieme con diverse vocazioni e non essere, e il fatto che non è sempre la suora a dover tirare tutto, ecco, che è quello un po' a cui cerchiamo di, un po' un desiderio, ecco, un po' una necessità, ma un desiderio anche di sperimentare un po' una casa in modo un po' diverso. E dopo, sicuramente, ecco, una cosa che io sento molto, dato che mi prendo anche cura della formazione delle ragazze, per me sul mio essere consacrata, sicuramente avere una responsabilità per la formazione di qualcun altro è una bella sfida e anche è per me un invito sempre a pensarmi, a ripensarmi, ad approfondire, ecco, quello che vuol dire per me esserlo, o tanti aspetti, ecco, anche nella formazione, per poi prendermi cura anche delle ragazze. Ecco, dopo, cioè, è sempre una sfida, è sempre qualcosa di aperto, tanti punti di domanda, anche tanti buchi che tutti noi abbiamo, ecco. Ma io ringrazio molto, ecco, anche di questo tempo, di queste novità. Dopo, se stiamo raggiungendo i punti che ci ha indicato il Vescovo su certe cose, ci abbiamo già lavorato, ci abbiamo su altre magari siamo in cammino. Non so, Manu, se tu vuoi aggiungere. Sì, no, direi che siamo in cammino su tutti i punti. ma la cosa bella è che stiamo camminando insieme con la Chiesa, con volontari. Io sono mancata per lunghi periodi in questo tempo, ma ho gustato la bellezza delle vivere insieme le diverse vocazioni, con le diverse vocazioni e poi sì, l'entusiasmo che il Brasile alimenta molto, molto forte, e anche il camminare con una chiesa che
che sta cambiando, perché anche la chiesa di Ruy Barbosa sta cambiando. Il vescovo è arrivato da poco, la nostra parrocchia ha ricevuto un parroco, ha cambiato parroco il mese scorso, insomma, quindi c'è questa quasi parrocchia che è stata affidata a Don Luigi. Quindi insomma siamo dentro a delle novità e le novità sono sempre, penso, un soffio dello spirito che ci chiamano a un rinnovamento, quindi mi sembra di ricevere questo, ecco, anche. Sì, se non ci sono altre domande possiamo avviarci alla conclusione, anche perché è già passata un'oretta. È bello stare insieme, la compagnia di tutti, ringraziamo per la bella partecipazione. E lascio la conclusione a Don Filippo. La conclusione è più un rilancio, perché penso che, come è stato detto da più persone stasera, quello che sta nel cammino, che già da anni si sta facendo, c'è un passo nuovo. Ecco, il passo nuovo è che a chi va nella diocesi di Ruy Barbosa è data la possibilità di seminare la civiltà dell'amore con la chiesa di Ruy Barbosa, con i cristiani della chiesa di Ruy Barbosa, col vescovo, col parroco, con la comunità cristiana. Ecco, questo è un passo nuovo. Ecco, seminare insieme la civiltà dell'amore. Sta acquisendo un po' quello che diceva anche Don Pietro, quel sapore più baiano. E quindi è un ulteriore dono nel dono. Quindi penso che ringraziamo un po' tutti di aver risposto all'invito, ringraziamo chi ha preparato questa serata e facciamocene voce, facciamola circolare, ecco, sia questa buona notizia sia questo invito, e lo affidiamo nelle mani di Maria, anche perché affidarlo a Maria vuol dire lasciarci coinvolgere, dire qual è l'eccomi che io sono chiamato a dare, a dire, a pronunciare, qual è l'eccomi che il Signore mi chiama a pronunciare. È una provocazione, perché comunque è un eccomi che può essere a 360 gradi, anche ascoltare queste cose, portarle, prenderle a cuore, portarlo nella preghiera, produce un eccomi che non necessariamente o esclusivamente ha una ricaduta su Ruy Barbosa, ma è un eccomi nel diventare sempre più missionari, lì dove si è, essere chiamati per andare agli altri. Ecco, suor Elena e Don Luigi, a Dio piacendo, martedì andranno in Brasile e suor Maria Elena appunto si è resa disponibile a fare lì 3 mesi, e quindi c'è già un primo eccomi, ecco, che di cui la ringraziamo. Ecco, quindi c'è quello della Marinella, c'è quello della Maria Elena, e adesso poi ognuno aperti alle sorprese dello spirito, aiutiamoci insieme a far maturare quell'eccomi che il Signore chiama in modo diverso ognuno a pronunciare. Ecco, allora possiamo concludere così, ci silenziamo, se voi vi silenziate, noi da qui dal Binea diciamo l'Ave Maria e mettiamo tutto nelle mani del Signore. Possiamo ricordare anche suor Rossella e suor Maria Cristina che domani partono, vanno a incontrare alcuni migranti, ecco, la vita che stanno facendo in una specie di baraccopoli vicino a Foggia. Così ricordiamo loro e anche frate Paolo che torna, no? Domani, sì. Ecco, mettiamo tutto nelle mani del Signore per intercessione di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buon pomeriggio e buonasera e buonanotte a tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ultimo video. Grazie. Grazie. Grazie a voi. No, grazie. Un altro piccolo video spot. Vai col video spot. Eu sou feliz é na comunidade, eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. A nossa comunidade se reúne todo dia e a nossa comunidade se transforma em alegria. Eu sou feliz é na comunidade, eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. Ciao. Ciao a tutti, ciao Madagascar, chi è del Madagascar? Ciao a tutti, eh? Chi è in Albania? Ciao. Ciao a tutti! Ciao Brasile! Ciao! Allora ciao. Vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti! Vengano, vengano! Vieni Augusto, ti aspettiamo! Ciao! Buon viaggio, grazie. Grazie. Cristina, Elena. Elena, dov'è? Elena è in viaggio per tornare a Piacenza. È tornata, Elena. È lì. Elena Cagnola e un'Elena Piacenza, dov'è? È appena arrivata. Ciao Albania. Ciao. Bianchi. Ma dormi che cos'è? Eccola Maria. Siete, ci avete dato della carica comunque. Cercate di dormire. Adesso non so se riusciamo a questa adrenalina. Va bene. Poi ci sono tutti i fan della Marinella. Veramente c'è tutta una comunicazione con i fan via cellulare, via WhatsApp. Che... Ciao.